Buongiorno. Allora, sto andando a fare la terza dose del vaccino, per cui vi porto con me. Oggi è domenica, dato che ho la scadenza tra una settimana, mi tocca per forza andare subito a farlo. Per cui andiamo e vi porto con me. Vediamo poi la reazione della terza dose del vaccino e cosa mi faranno. Venite con me. Grazie.
Signore, che vita. Secondo me sarò, mi sentirò debole stasera. Non lo so perché. Forse perché sono agitata. Infatti il caffè. A casa. Allora, qua c'è, ho fatto il vaccino, come avete visto non posso, diciamo, registrare, non potevo registrare più di tanto, per cui niente, stessa cosa degli altri due vaccini, per cui lo sapete già, per chi mi segue lo sa già. Per cui è inutile che spiego di nuovo la situazione. E se non avete visto gli altri due vlog dei due vaccini, andatelo a vedere, così almeno sapete il motivo. Comunque, niente, situazione. Ho mangiato, abbiamo mangiato polenta e coniglio che mi ha fatto mia mamma. Il braccio riesco a muoverlo, solo che se faccio così mi fa male. Diciamo che per il momento normale, nel senso che vi appoggio qua perché se no, ok, spero che si vede, però vabbè. E niente, per il momento il braccio non mi fa male, riesco a muovermi, cioè a muoverlo, e l'ho fatto sul sinistro perché dato che io lavoro di più col destro, preferisco farlo di qua, perché se no poi non si sa mai se poi mi fa male il braccio, se può causare qualcosa, allora almeno così col destro posso, diciamo, lavorare tranquillamente, col sinistro fa niente. Ovviamente vi aggiornerò anche domani, che domani è lunedì 14 marzo. Questo video lo metterò, quasi quasi ve lo metterò martedì, ve lo metto già subito su questo video. Perché in teoria avevo intenzione, allora ho registrato tanti video in questi 2-3 giorni, sono riuscita a registrare tanti video, per cui fino alla fine di marzo vedete i video che ho già registrato e poi ad aprile ci saranno i vlog, cioè i vlog della casa nuova, degli aggiornamenti per la casa nuova. E la situazione per il momento io sto bene. Non ho niente, il braccio va bene, riesco a muoverlo, invece l'altra volta mi faceva male e un po' così così. Allora, io ho fatto il Moderna, i due vaccini erano molto diversi a confronto di questo, perché ho fatto adesso, vabbè, facendo il Moderna, diciamo che mi hanno detto che
col Moderna hai un po' di problemi tra febbre, ti fa male tutto, eccetera. Io per il momento non ho niente, però vi aggiornerò domani che è lunedì e sì, quasi quasi vi pubblico il vlog, questo vlog per martedì, perché tanto io domani mattina sono a casa dalle 9, perché io lavoro prima, poi sono a casa e poi dopo vado di nuovo a lavorare al pomeriggio, per cui io riesco a montare il video e pubblicarlo il martedì, per cui lo vedete martedì. Poi vabbè, ci saranno altri video che ho già registrato, però non lo so, io vi aggiorno perché ci sono quelli che vogliono che vi aggiorno per la situazione, per vedere com'è andata il terzo vaccino, eccetera. E niente, per cui adesso sono a casa. Non so, adesso io in teoria volevo uscire perché più o meno c'è il sole, è una tra virgolette bella giornata e dobbiamo vedere cosa fare oggi. In teoria oggi è un giorno di riposo e ogni tanto mi viene voglia di starmene a casa che andare in giro, però dipende, se ho voglia di uscire usciamo. Per cui io vloggo, vi faccio vedere cosa faccio, e sia oggi che domenica, tutto il pomeriggio, e poi il giorno dopo, che è lunedì, vi aggiornerò, vi dirò se sto meglio, come andate, eccetera. Stasera ovviamente non faccio niente, perché di solito alla sera io sono sempre a casa, specialmente perché il giorno dopo io mi devo svegliare alle 4 del mattino per poi andare a lavorare, per cui alla sera la maggior parte io sono a casa e mi riposo. E niente, per cui vloggo solo oggi pomeriggio se usciamo e poi domani tutto il giorno, cioè tutto il giorno per modo di dire, perché poi devo andare a lavorare. E niente, questa qua è la situazione. Allora, noi abbiamo prenotato il vaccino dalla 1 alle 2, però siamo andati prima, erano le 10 e mezza e non hanno controllato neanche la prenotazione. Siamo andati lo stesso e ce l'ho fatto fare. Siamo stati lì un'oretta, il tempo di fare il vaccino, c'era tanta gente, tempo di fare vaccino e stare lì in attesa 15 minuti, questa volta 15 minuti, per cui siamo riusciti praticamente a non avere niente, tutte e due ovviamente. Però adesso stiamo bene, tutte e due. E niente. Va bene, dato che 5 minuti che io parlo, è meglio che smetto perché sennò poi va a finire che questo video dura come l'altra volta e sto cercando di parlare di meno, che è mio per modo di dire. E niente. Per cui ci vediamo dopo se faccio qualcosa. Se no ci vediamo il giorno dopo, che è lunedì. Così farò cioè un vlog con 2 giorni, vi metterò su i 2 giorni di vlog sperando che non dura all'infinito e oltre anche questo vlog. E niente, vi terrò aggiornati, tanto quelli che mi seguono su Instagram sanno già prima quello che è successo, sono praticamente molto prima, per cui se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram, lì sapete molto prima quello che succede, che è quello che pubblico ovviamente su YouTube, perché YouTube ora che pubblichi i video ce ne vuole un po'. Invece su Instagram 15 secondi e già hai fatto una storia che praticamente sai tutto. Detto questo, ci vediamo dopo. Almeno spero di fare qualcosa. A dopo. Cavallo che ci portano dai cavalli.
Dice, sotto il ponte dove vivi? A Roma. Hai detto che sei la strada? No, qua mi sono fermata qua io. La macchina dove? Di là non lo so dove arrivi. Vi faccio uno spoiler. Lì in fondo, molto in fondo, perché abbiamo fatto tanta camminata, praticamente è la casa nuova. Però non ve la faccio vedere perché ovviamente vorrei fare un video per farvi vedere mezza casa. Per cui vi spoilerò solo che siamo qui dove dobbiamo andare a abitare. E allora stiamo guardando in giro qua in questa zona dove dobbiamo ovviamente a capire che cosa c'è qua intorno. Cacca di cavallo. La smetti? Cacca di cavallo. Perché così quando saremo qua sappiamo più o meno che cos'è. Ma vedi che c'è una stradina. Che schifo però. C'è gente proprio a fare ste cose. Dove sei? Una strada. Che strada è? Ah, la strada quella lì. Ho capito. Quello è dove vai a Bulgaro Grasso, di là. Oggi è lunedì, sono quasi le 2 del pomeriggio. Io adesso vi aggiorno della situazione vaccino. Allora, diciamo che verso le 5, dopo che io... No, calcolate... Sì, quando siamo andati a fare l'aperitivo, che vi ho fatto vedere che siamo andati a fare l'aperitivo, piano piano iniziava a farmi male il braccio e poi dopo, diciamo che alla sera è iniziato a peggiorare, per cui alla sera poi ha iniziato tanto a peggiorare il dolore al braccio e adesso la situazione non è migliorata perché io riesco a fare così ma non riesco ad alzarlo, per cui mi fa male il braccio. Non dico poco, ma dico tanto, perché fa male, non riesco a muoverlo. Stamattina sono andata a lavorare, ho fatto quelle 2 orette che sono riuscita a fare, poi alla fine in teoria dovevo lavorare fino all'1, tutta la mattina, solo che non ce la facevo più, non riuscivo a lavorare, allora gli ho chiesto ovviamente il permesso di stare a casa stamattina. Per cui il tempo di arrivare a casa, che erano le 8:30, poi mi sono messa a dormire, ho fatto 1 oretta di sonno e ha iniziato ancora a peggiorare il braccio quando sono stata a letto. Ho provato a cercare la crema ma non riesco a trovarla, non riesco a trovare la crema per, diciamo, i dolori e niente. Allora all'inizio sono stata un po' male, per cui per fortuna non gli ho detto che stamattina andavo a lavorare tutto il giorno perché stavo male. Alla fine ho preso la pastiglia, Brufen, qualcosa del genere,
Non ho preso la tachipirina perché alla fine ho detto c'ho il Brufen, allora prendo quello. Almeno credo che si dice così, non lo so. Comunque ho preso quella verso le 11, più o meno 11 e mezza. Sono stata tutto il giorno a letto fino alle 11 e mezza. Poi dopo dalle 11 e mezza fino adesso praticamente sono al computer a montare il video. Questo video, almeno il pezzettino di video, dura 18 minuti. In più devo mettere questo pezzettino che sto registrando, per cui di sicuro almeno 20 minuti dura questo vlog. E niente, per cui la situazione è questa. Ho un po' di nausea, diciamo che oggi ho mangiato leggero, ieri ho mangiato la pizza che ha fatto mia mamma ieri sera, e in più vi ho anche spoilerato il piccolo pezzo di giardino, piccolo. Il giardino è enorme, sono 80 metri quadri di giardino, per cui poi non vorrei diciamo spoilerare niente e allora vi ho fatto solo vedere quel piccolo pezzettino di più su Instagram, però ve l'ho messo anche qua questo pezzettino del nuovo giardino, della nuova casa. E niente, vi ho spoilerato quello perché poi siamo stati lì vicino alla nostra nuova casa. Non potevamo entrare perché giustamente non c'era, diciamo, quella che ci abita dentro. Però vabbè, poi tra una settimana ci danno le chiavi, per cui dopo sarà casa nostra e possiamo entrare. Per cui dopo poi ve la farò vedere con calma, vuota, senza problemi, eccetera. Però vi ho fatto vedere il fuori del giardino, quello che sono riuscita a farvi vedere. E niente, per cui la situazione è questa. Ho un po' di nausea, mi fanno male un po' le ossa, poco poco. Non sono, diciamo, in vena non sono tanto attiva perché sento la stanchezza. Ho un po' di sonno, sono un po' molto stanca, non sono tanto attiva. E niente, io volevo mettere la crema così almeno tiravo via il cerotto. Invece la crema non c'è. Comunque ho notato che il braccio mi si è gonfiato perché è gonfio il braccio. Io volevo tirare via il cerotto insieme a voi. Sangue, stranamente. Bene, avevo pensato che avevo perso la clip. Mamma mia, sto telefono mi fa sempre più arrabbiare. Ogni volta che registro le clip su questo telefono, che è l'iPhone, dato che ha pochi gigabyte, che sono 64 giga. Ogni volta mi si chiudono le clip e tutte le volte devo fare almeno 350.000 volte la stessa clip. Allora, io ho il telefono di mia mamma che è questo qua, no? Però, dato che il vlog di più lo registro con questi, perché non è che vado a pigliare un altro telefono e vado in giro con l'altro telefono, per cui sto usando il mio telefono per i vlog. Invece, su altre cose, degli altri video che faccio, uso quello di mia mamma, che mi avete detto che la qualità è buona ed è ottimo la registrazione. Adesso sto registrando col mio. E niente, è sempre così, si blocca la clip. Certe clip me le salva e certe invece devo stare lì 300.000 volte a ripetere le stesse cose. Non ho parole. Niente, comunque stavo dicendo, il braccio è gonfio perché si vede. Il braccio che è gonfio, mi fa male. Oggi pomeriggio devo andare a lavorare. Io lavoro dalle 4 alle 8 e mezza, per cui tornerò a casa alle 9. Per cui calcolate, mamma mia, il dolore che cioè il braccio che mi fa male, in più che io devo anche lavorare. Che poi il mio lavoro non è un lavoro che tu stai seduta e fare un cavolo, cioè muovi tanto le mani, ti muovi tanto le mani, per cui è molto difficile. Comunque niente, prima o poi riuscirò lavorerò con calma, cosa ci devo fare? Con tanti problemi per lavorare, però ce la farò, spero. Niente, allora vi terrò aggiornati su Instagram, se starò meglio ovviamente lo sapete su Instagram. Se per caso inizio a peggiorare, che non so, c'è qualcosa che non va, giustamente lo dirò su Instagram, non lo dirò su YouTube. Vi dico solo che
Il mio ragazzo a Luna oggi non è stato bene, in senso che ha la febbre, però ha 38 di febbre, l'ha misurata. Solo che il nostro lavoro è un lavoro che se tu, sì, se stai male, giustamente, diciamo che puoi stare a casa, ma dato che il problema è che se noi stiamo a casa dal lavoro, dopo ci vuole qualcuno che ci sostituisce e dato che non abbiamo persone che ci sostituiscono, il problema è questo, che non possiamo stare a casa anche se stiamo male. Almeno che proprio stai male, allora ok. Però se poi succede all'ultimo minuto, l'ultimo improvviso, l'ultimo secondo, giustamente non puoi, diciamo, stare a casa. Così. Diciamo che lui adesso è andato a lavorare. Lui, vabbè, lui lavora fino alle 6. Però calcolate che io ho detto prendi la tachipirina. Allora, anche lui ha preso quello che ho preso io. Però se per caso non gli passa, gli ho detto di portarsi la tachipirina dietro con la bottiglia d'acqua, così se per caso non si sente bene, che riesce con la temperatura si crolla, in poche parole, gli ho detto prendi la tachipirina. Allora, lui mi ha detto che sì, ha la febbre perché l'ha misurata, però non si sente debole. Ha solo freddo, si sente solo tanto freddo e un po' di nausea anche lui, per cui ha solo questo. La febbre non la sente, però l'ha misurata per sicurezza e niente, questo è il risultato, che lui ha la febbre ed è andato a lavorare. Adesso vede, o prende la tachipirina oppure vede se riesce a stare al lavoro per un po', se no viene a casa. E il nostro lavoro è così, non è che almeno che stai proprio male male, ok. Io diciamo che faccio un po' di tutto. Lui a confronto di me fa solo, diciamo, gli uffici, eccetera. Invece io faccio tutto, per cui con il mio lavoro, facendo i condomini, usando il braccio, mi fa più male e ci metterei. Cioè, sarò lentissima per lavorare nei condomini, per cui diciamo che mi ha dato la possibilità di stare a casa la mattina. Però io farò, cioè io per il momento sto facendo 4 ore, il mio lavoro in teoria è 4-5 ore. Poi gli straordinari che faccio, giustamente, vabbè, sono fuori. Però calcolate che io al giorno sono sui 10-12 ore al giorno di lavoro. Invece lui ne fa più di me, ne fa almeno 15 ore di lavoro, per cui calcolate che sono tanti. Ma dato che sono, diciamo, cose che ci dividiamo, ovviamente il nostro lavoro consiste di stare più possibile, cioè di andare il più possibile a lavorare che stare a casa. E per cui, almeno che non c'è un'emergenza, che stai male male, allora dici vabbè, ad esempio io ho male il braccio, però non è che posso dire no, me ne sto a casa così mi riposo, no, l'ho fatto la mattina, ovviamente adesso dovrò fare quelle 5 ore di lavoro oggi pomeriggio e per cui me ne sto al lavoro e poi dopo quando tornerò a casa mi riposerò fino a domani mattina. E niente, questa è la situazione. Allora, sono andata nel negozio, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Non mi sono fatta dare il sacchetto, comunque sono andata al Risparmio Casa e vi faccio vedere le cose che ho preso. Sono poche, non sono tante. Anche perché così almeno. Allora, ho finito quasi di montare il video e basta. Comunque, allora vi faccio vedere: ho speso 8,64 euro su Risparmio Casa. Questo qui, Nivea, 1,99 euro. È il deodorante che ha preso il mio ragazzo della Nivea. Questo qua in liquido, e l'ho pagato 1,99 euro. Poi ho preso lo sbianchetto
a 99 centesimi, perché mi serve per scrivere. Quando faccio i video, sapete che io uso il quadernino e scrivo i titoli, eccetera, del, o anche quando lavoro. Allora, quando sbaglio, non ho lo sbianchetto, ho preso questo qua, a 99 centesimi, tanto costava meno. Poi, lui ha comprato questo qua, Shoulders, per lo shampoo dei capelli, 2,39 euro l'ho pagato. Questo qua, la mela. Poi, io volevo provare questa spugna magica, questa a 99 centesimi. Praticamente pulisce tutto, rimuove macchie, segni, aloni, boh, io l'ho presa. L'ho anche aperta per vedere com'è, è fatta così. E boh, vi farò sapere se è ottima e se funziona. Comunque 99 centesimi. Poi ho preso questo, che è il WC, per il WC net, praticamente, la tavoletta. Questo 99 centesimi, l'ho preso così perché lo volevo provare, è alla lavanda, è lungo, ho detto ma proviamolo. E poi per finire ho preso il turbante per i capelli, per asciugare i capelli, che questo l'ho pagato 1,29 euro. Ti dice come fare, allora io ho quelli della Decathlon, però dato che... Il mio ragazzo me l'ha messi nell'asciugatrice, si sono ristretti, cioè si sono allargati, allora è difficile adesso usarli. Allora ho preso questo per provarli, per provare. Questo l'ho preso rosa, è fatto così, non è morbido, è un po' tipo come asciugamano, c'è il bottone qua e l'elastico. Comunque vi farò sapere se mi trovo bene con questo. Allora, prima che mi si cancellava la clip, ho stoppato. E niente, comunque l'ho preso rosa, c'erano anche altri colori. E vediamo com'è, se mi trovo bene. Lo prenderò ancora, se no niente. Poi l'ho pagato anche poco, 1,29 euro, per cui niente. Allora, volevo comprare qualcosa per la casa. Solo che dato che non so cosa mi serve, perché poi mia mamma mi ha già fatto degli scatoloni con tante cose, che ho già padelle, robe varie, non mi ricordo che cosa mi serve, per non comprare sempre le stesse cose e giustamente per star lì a dire compro il doppione, in poche parole, allora ho detto è meglio... Preferisco non prendere le cose uguali. Allora non ho preso niente, ho preso solo queste poche cose utili da provare. Comunque quel negozio lì si trova vicino alla nostra nuova casa, ma l'avevo già detto. Calcolate che lì risparmiate tantissimo, perché solo 4 litri di detersivo 2 euro. Vi dico solo questo, per cui quando andrò lì a comprare detersivi, eccetera, secondo me risparmio un botto. E per fortuna c'ho lì il negozio vicino, che sono, cos'è, quei 5 minuti forse in macchina. E niente, queste sono le cose che ho comprato. Io direi di chiudere qua il vlog, perché sennò dura troppo. E vi aggiornerò su Instagram, se starò bene. Se sto bene, pubblico sempre qualcosa. Se non sto bene, perché non pubblico, in poche parole. Quello, vabbè, credo che qualcuno lo sa. Ringrazio chi mi sta scrivendo nei commenti, cioè nei commenti in privato su Instagram, per sapere come sto. Per cui grazie a quelle persone che su Instagram mi scrivono sempre per sapere come sto. Ovviamente su YouTube non scrivono mai, certe volte, perché diciamo che si vergognano. Ogni tanto le persone si vergognano a scrivere sotto nei commenti e allora mi scrivono di più in privato su Instagram. Per cui grazie a quelli che sono sempre presenti sia su YouTube qua che guardano i miei video, che sia su Instagram che mi scrivono anche in privato. Per cui grazie a queste persone che sono sempre presenti e che... diciamo abbiamo una bella amicizia, non solo diciamo
diciamo, per i social, ma proprio una bella amicizia che piano piano va avanti. Niente, questo video è durato fin troppo. Io adesso finisco di montarlo, anche perché tra un'ora devo andare a lavorare. Io sono stanca, non ce la faccio, però mi tocca. E niente, noi ci vediamo al prossimo vlog. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Da giovedì vedete i video già pubblicati, già registrati. Non sono quelli proprio nuovi, nuovi. Ma poi quando ci saranno i vlog, sono vlog che ovviamente registro in questi giorni. Per cui i video che vedete poi sono già registrati. Invece i vlog sono quelli che registro in questi giorni. Perché non si sa mai se poi dicono, ma vuol dire che sei stata bene? No, perché i video che vedete poi da giovedì sono già stati registrati prima di fare il vaccino, eccetera. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!